Buonasera a tutti, scusate il ritardo, c'è stato qualche piccolo inconveniente tecnico che fortunatamente abbiamo risolto. Dico una parola proprio di presentazione, sul formato di questo webinar che è diverso dai precedenti, non è una lezione corredata da slide come sono stati quelli dei martedì delle scorse settimane. È una sorta di conversazione, di intervista di Gaetano Romeo a Mirko Cuneo, autore di una novità appena uscita nella collana Social Selling. Detto questo, mi sembra giusto lasciare la parola a loro e quindi vai Gaetano. Ciao a tutti, grazie Alberto e scusate ancora per gli inconvenienti. Mi sarebbe piaciuto dare la colpa a Mirko, ma non è colpa sua. L'inconveniente. Siamo arrivati un po' lunghi, spero che comunque non vi abbia creato qualche problema, però comunque insomma con l'ospite di oggi sicuramente dover aspettare qualche minuto in più ne vale la pena. Ciao Mirko, come stai? Grazie di essere Ciao a con tutti noi. ragazzi, grazie a voi dell'invito e oggi, come già un po' anticipato, andremo a parlare di che cos'è il social selling e di come poterlo usare per portare più clienti alle nostre attività. Partiamo proprio dicendo, Mirko, cosa è il social selling? Perché ancora c'è tanta confusione, no? Sì, assolutamente. Il social selling è quell'arte di riuscire ad utilizzare i social per andare a comunicare costantemente con la nostra audience e piano piano andare a portare del valore per riuscire a portare questa audience da audience a cliente e poi, perché no, trasformare i clienti più affezionati in fan. E quindi ambasciatori attivi del nostro brand. Diciamo che è un riassunto perfetto, ma tu nel libro quali sono gli aspetti che tocchi di più? Cioè, può sembrare, non vuole essere per forza, fatemela dire un po' volgare, una marchettata al libro, ma proprio voglio capire e far capire a chi ci sta seguendo quando hai creato l'indice, perché poi noi sappiamo di libri ne abbiamo scritti parecchi, sia io che te, no? Quando vai a scrivere un libro, la cosa più difficile è quale, Mirko? L'indice, no? È Sì, l'indice, no? innanzitutto diciamo che come punto anche un po' iniziale sono andato un po' a raccontare che cos'è il social selling, ma anche che cosa non è il social selling, perché tanti confondono il social come inviare tantissimi messaggi di spam e per loro quello è social selling, quello più che fare Poi social selling, diciamo, tieniti è pronto, rompere Mirko. le scatole. Esatto, tieniti pronto perché poi non ora, ma poi ho una domanda su quell'argomento lì. Perché forse stiamo andando un po' alla deriva, però tu per ora vai e poi te la faccio. Ok, diciamo che quello che io cerco di spiegare in questo libro, che diciamo che ormai è uscito da poco, grazie a Maggioli Editore, è andare a raccontare come poter utilizzare tutti i social, quindi non solo il classico Facebook, il classico Instagram, ma anche e soprattutto LinkedIn, che è una piattaforma professionale che tanti tendono a usare poco per poi andare a vendere, andare ad utilizzare Twitter, Pinterest, cioè andare a capire come tutta questa costellazione di social possono essere interconnessi con il mio brand e quindi andare ad aiutare la mia azienda per arrivare a sempre più persone e quindi piano piano poter accrescere di clienti, vendite e quindi fatturato e quindi riuscire poi a prosperare all'interno del mercato. Molti. Mirko, domanda brutale, secca. Vai. Cosa non è social selling? Diciamo che sicuramente non è Selling è social il coltello e selling. l'abile, no? Sì, sicuramente non è social selling tutte quelle persone che ti mandano la richiesta d'amicizia e un secondo dopo ti scrivono ciao compra, ciao
Ciao, ciao, grazie di esserti connesso. Io faccio l'avvocato. Cioè, grazie, io vendo. No, cioè quello Quindi sicuramente tanto ho non è il tuo scritto, cancello. guarda, potevi aspettare domani, scrivimi domani, potevi aspettare domani, c'è 30 secondi, infatti ti ammetto che ormai non accetto il contatto di tutti, sono molto più restio, ti dico la verità, rispetto ad una volta. Adesso controllo chi è, cosa fa, perché sinceramente, ma non per voler essere del rompiscatole, no Mirko, per ogni giorno arrivano 20, 30 contatti di questo genere, è un po' fastidioso. E da questo punto di vista, come la vedi? Finisci e io ti aggiungo un'altra domanda. Finisci il tuo pensiero e ti dico tutto ciò che è automation su LinkedIn, come la vedi? Guarda, non ti nascondo che per tante cose sicuramente uso le automation, No, ma perché ma anche sulla parte social mi permette di riuscire a essere più preciso, più costante, sicuramente anche quando magari non riesco a fare quella determinata attività, ho la mia il automazione che nostro mi people porta è il avanti nel lavoro. 70% del nostro fatturato, la maggior È ovvio che bisogna usare l'automation con testa, cioè bisogna riuscire a creare un funnel cercando di renderlo il meno robotico, il meno funnel possibile e cercare di umanizzarlo per fare in modo che, diciamo, il nostro utente non si accorga che sta dialogando con un qualcosa di finto. sono pienamente d'accordo. Questa è la parte di difficoltà, anche perché molti confondono il social selling con il marketing, e il social selling non è marketing. Beh, spesso marketing Sicuramente. e vendite è un problema annoso questo qui, la confusione, e ci metto anche la comunicazione, fra comunicazione, marketing e vendite, che sono due cose. Sicuramente ci deve essere un allineamento fra marketing, comunicazione e vendite, Sine qua no. perché questo è fondamentale per arrivare al successo. Il problema è che molte aziende ancora non hanno capito che hanno bisogno del marketing per supportare i loro contenuti per arrivare poi a questo famoso social selling. Perché il social selling è quel creare un contenuto di valore per il nostro utente, cioè riuscire a portare al mio utente che magari ancora non mi conosce, che magari non è entrato ancora in contatto con me o che magari è entrato in contatto con me attraverso questi contenuti di valore, devo riuscire ad andare a scambiare queste risorse, queste competenze, queste aspettative. Cioè riuscire a portare al mio utente del valore. Vedo una parola fantastica che è scritto dietro che è mindset. Qual è Assolutamente. il mindset giusto per entrare per diventare un bravo social seller? Sicuramente il mindset è quello di io quando lavoro con i social, il mio primo pensiero non è quello di vendere. Sicuramente. Il mio primo pensiero Fermarci un secondo. Scusate, ti interrompo perché questa frase a mio avviso è fondamentale. Non è banale quello che hai detto. E secondo me, non so se sei d'accordo, ma è l'errore più grande. La vendita viene dopo. Assolutamente. Io sui social non voglio, cioè, è ovvio che non vivo di aria d'amore, ahimè ancora. È ovvio che io quello che faccio, il mio fine ultimo è sicuramente arrivare a vendere un qualcosa a qualcuno. Ma prima della vendita io vado a creare questo rapporto di valore, cioè vado a portare al mio utente che arriva sul mio contenuto, sul mio video, sul mio blog, sul mio ebook, sul mio e-com, vado a creargli quel valore che tanti invece non vanno a creargli. E quindi io prima creo valore, gli creo fiducia verso di me, perché
Come sappiamo, l'utente ha tre pilastri fondamentali che deve avere 10 su 10 prima di andare a comprare: il venditore, l'azienda e il prodotto. E diciamo che se io non riesco a portare il mio utente finale a un 10 su 10 o a un 9 su 10 su tutti e questi tre pilastri, il mio utente finale non comprerà. Quindi è ovvio che io, per riuscire ad innalzare sempre di più questa fiducia verso di me, verso il mio brand, verso il mio prodotto, lo vado a fare con la creazione di contenuti, andando, come dicevi tu, appunto a comunicare. E il marketing è quell'arte, diciamo, che poi mi aiuta a portare questa comunicazione a conoscenza di sempre più persone. Io posso essere il più bravo calzolaio del pianeta, ma se nessuno lo sa, o lo sanno giusto le persone del mio quartiere, io venderò alle persone del mio quartiere. Il marketing è quello che serve per andare ad amplificare questo mio essere bravo, portare sempre più persone a conoscenza di quanto io sono bravo a fare le scarpe, di quanto io sono bravo a fare i trattori, di quanto io sono bravo a scrivere dei libri. Lo stesso motivo, Mirko, per il quale ormai io che nasco come specialista SEO, no? Qualche anno fa, per esempio, la SEO si pensava a un canale a sé stante, tutto il resto è, diciamo, in più. Che adesso non si può più pensare di fare delle strategie non integrate a livello globale, perché il marketing è cambiato, la società è cambiata, e quindi comunque per far sì, io mi ritrovo tantissimo in quello che stai dicendo, per far sì che un prodotto. Totalmente Vai, vai, è vai. giusto, Gaetano, perché fino a qualche anno fa, sai, non avevamo i social, non avevamo, cioè, c'erano quei quattro motori, cioè quattro motori di ricerca, facevi quattro richieste e Quelle il mio quattro competitor, cose in croce, come si dice, cioè, diciamo così. il mio competitor prima era il negozio che stava a 500 metri da me, a 1 chilometro da me. Per andare sui televisioni, sui giornali, ci volevano migliaia e migliaia e migliaia d'euro. Ormai fare un e-commerce e scalarlo in più lingue è un attimo. Io ho iniziato, da tanto tempo seguo tanti e-commerce, ne sto seguendo uno mio da qualche mese, e il fatto di riuscire a portarlo nelle vendite in Italia e iniziare a internazionalizzarlo è stato semplicissimo. Ho dovuto creare un e-commerce, scrivere dei contenuti carini, fare Esprimere delle qualcosa di belle fantasmagorico, andare a all'estero. posizionarlo, tradurlo, e in 5 secondi il mio e-commerce era presente in Italia, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, cioè pochi istanti ero presente su mercati. E C'è da dire che siccome tu puoi io permetterlo perché hai un team che ti permette di poterlo fare. Ovviamente, prendete con le pinze quello che diciamo, stiamo riassumendo. ma Facile anche per perché c'è un un'altra team dietro, ok? diciamo che anche per un altro imprenditore che si vuole lanciare su questo mondo qua, per carità, non hai un team dietro, basta che ti hai la mentalità giusta, quello che diciamo qua, proprio mindset. Hai il mindset, sai che devi investire dei soldi, trovi la società giusta, in pochi istanti la società giusta ti riesce a far scalare il tuo e-commerce, la tua attività, riempirti il ristorante. Io seguo tanti ristoranti che fanno la coda, cioè sono pieni, quando vai a mangiare da loro sono tutti pieni, poi vai in quelli accanto e vedi che sono mezzi vuoti. Perché? Perché usano tutti gli strumenti di automation, hanno un buon CRM, fanno campagne pubblicitarie, acquisiscono recensioni. Cioè, ci sono ristoranti che magari hanno 1.000 Della recensioni. digital generation, diciamola così. Sì, anche perché quindi un po' quello che dicevamo prima, mentre prima competere era difficile e quando competevi avevi pochi competitor. Adesso ormai i competitor sono agguerriti, ci vuole poco perché una qualsiasi persona possa diventare subito mio competitor. Se facciamo un esempio stupido, ma così giusto per parlare nel mondo della cosmetica, c'è stata un influencer che è diventata il terzo brand in Italia di vendita partendo da zero.
ed è andata a fare le scarpe a brand che erano molto più grandi di lei, investivano tanti più soldi di lei in pubblicità. Verissimo. Ormai, ahimè, il problema è che la mia azienda non compete più solo con l'azienda di Milano, ma l'azienda italiana. Molto spesso mi trovo a competere con aziende sparse in tutto il mondo, in tutta Europa. Su Amazon metto il mio prodotto e ci sono altre 300 aziende che magari vendono anche loro la mia stessa crema, col mio stesso principio. Poi online viene a mancare il discorso azienda enorme, azienda più piccolina. Se uno ha l'azienda Esatto. piccolina online, sono molto bravi, come si suol dire, gli fanno anche le scarpe a quella grande grande. Assolutamente, anche perché ormai arrivare a scalare un po' di più in vendita o un po' di meno, basta andare a lavorare, cioè come dicevi tu, lavoriamo con la SEO, mi vado a posizionare con quella keyword bella, magari mi fa 15.000 visite al mese e con quella keyword lì io sono posizionato prima, la grande azienda è posizionata seconda o terza, basta. Cioè, sicuramente vado a vendere più io dell'altra azienda. Poi è Ok, ovvio che io. non è definitiva la cosa, prima o poi lo perdi quel Poi è posizionamento. ovvio che io, che sono il piccolino, devo riuscire anche a dare un buon, avere un buon sito, un buon servizio clienti, una buona velocità. Cioè, perché se no, se sono primo, ma poi ho un'assistenza schifosa, 2.000 persone che si lamentano, è ovvio che vendo una volta. E poi non venderò più. Il social Adesso selling facciamo è. libri sulla customer experience. Fino a 6-7 anni fa era impensabile un libro sulla customer experience, no? Assolutamente. Ma anche perché il problema è un po' quello che ci dicevamo prima, cioè torniamo sempre lì, sempre a questo mindset, cioè questa mentalità che molti non cambiano, non riescono ad allinearla. E quindi pensano che siccome c'è il grande che fa una cosa, loro non riusciranno mai a farla. Oppure siccome c'è il mio collega che fa quella cosa lì, allora la faccio anche io. Sì, però magari quello che ho accanto per aver fatto, quando fa questo, sotto ha fatto prima altre 5 cose. Quindi ci devo arrivare. Il social selling è quell'arte di riuscire ad allineare tutte queste stelle in un'unica direzione. Che punti al mio brand. Mirko, ovviamente per sommi capi, perché c'è scritto un libro bello lungo, quindi per sommi capi, magari con 5-6 touch point, come ti viene meglio? Una strategia di social selling, come inizia e come finisce? E cosa c'è nel mezzo? Allora, c'è una strategia di social selling è sicuramente un qualcosa che io faccio partire da un mio, magari ve ne faccio io quella che uso io, che mi piace tanto, creo dei contenuti di valore sul mio sito. Creo dei contenuti che possono essere testo, possono essere video, possono essere dei brevi ebook, possono essere delle infografiche. Una volta che ho creato questi contenuti di valore, io vado ad utilizzare i social per seminare questi contenuti di valore. Quindi vado a lavorare per fare dei post e quindi metterci delle campagne a pagamento verso quei contenuti. Vado a creare dei contenuti che siano a loro stesso dei funnel. Perché? Perché magari vendo delle macchine fotografiche, ho fatto una guida mirrorless versus reflex, la guida come scegliere la macchina perfetta. Alla fine di quell'articolo dove sto mandando le persone, non gli dico compra, perché magari ancora non hanno ben chiaro cosa devono fare. Magari gli mando un secondo articolo. Hai scelto la mirrorless? Allora clicca qua. Hai capito che per te è meglio una reflex? Allora clicca qua. E li mando sui pregi della reflex. Quindi vado a creare dei funnel, vado a creare dei contenuti di valore, vado a creare un qualcosa che i miei utenti possono fruire, possono interessarsi. Vado a creare dei contenuti che siano anche di interesse e che facciano in modo che magari il mio utente lo ricondivida. Perché? Perché ha trovato un contenuto di valore, ha visto un video interessante e quindi quel video interessante dice: cavolo, è bello,
lo condivido con i miei amici perché è interessante. Vado a creare una strategia anche SEO, perché anche lì, ahimè, mi serve anche quella per andare a posizionare i miei contenuti. Vado a creare poi dei contenuti che non siano dei banali Ctrl-C, Ctrl-V fra un social e l'altro. Su LinkedIn dovrò avere un tipo di comunicazione, su Facebook dovrò averne un'altra, magari su Pinterest non è un social network di testo e quindi vado a creare un'infografica, però vado a creare una costellazione di tanti contenuti di valore che fanno in modo che le persone che entrano in contatto con me trovino del valore e trovando del valore lo apprezzino, possano andare a condividerlo con altre persone. Poi è ovvio che quel contenuto di valore che io sto andando a creare deve essere in fondo un bla 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 e poi compra, portarlo da qualche altra parte verso il comprarlo, perché il mio fine, o faccio un blog di informazione dove voglio informare le persone, perché è meglio una Ah, mirrorless, una quest'anno è Redbook. più un buttare la lenza e poi si vede. Esatto, o faccio un blog, come dicevo, di informazione, ti spiego perché è meglio la mirrorless, la Reflex e la finiamo lì, oppure è ovvio che io ti devo fare un contenuto che ti spiega mirrorless, Reflex, hai scelto la Reflex, bene, 10 pregi della Reflex, bene, adesso ti dico modelli economici, modelli medi e modelli che costano ancora di più, in modo che io ti porto, ti guido fino in fondo al mio imbuto, per portarti a comprare. Però non è che dall'inizio ti dico compra, compra, compra. Ti ho portato a comprare in fondo. Prima ti ho creato tanto, tanto valore, ti ho spiegato, ti ho raccontato. Anche quando andiamo a vedere tanto spesso, tante volte, tanti webinar, non è che il webinar è fine a se stesso e la persona investe magari 2 ore per spiegarmi qualcosa. È ovvio che magari mi fa un webinar dove mi dà per 2 ore valore e poi alla fine ci sarà un pitch di vendita. Ma questo ormai è abbastanza assodato. Vado a un evento, so già che in mezzo all'evento ci saranno dei contenuti di valore e poi mi troverò un pitch. Perché? Perché la persona mi ha portato lì, mi fa vedere che è competente, mi fa vedere che quel determinato argomento è maestro, ne capisce e poi mi dice: bene, hai visto? Ne capisco, sono bravo. Bene, fidati di me, compra questa cosa. Compra questo tosaerba, compra questa macchina fotografica. Perché? Perché so che questa cosa qua è la soluzione giusta per te. La fiducia in tutti i canali del digital marketing gioca sempre un ruolo fondamentale, no? Il famoso trust. La trust. Assolutamente, tanto. Anche tanto, tanto spesso, anche quando vai su un e-commerce a leggere le recensioni di altri, un po' come Amazon. Amazon alla fine è sotto a tantissime recensioni. Perché? Perché fa parte poi del social selling. Perché? Perché quelle recensioni mi servono per aumentare quella fiducia che le persone che entrano magari la prima volta in contatto con me o la seconda volta in contatto con me, gli devo generare una fiducia. Anche perché oggigiorno si dice che le persone prima di iniziare a comprare un qualcosa da me, che mi vedono la prima volta, ci devono passare, magari devono passare sopra 5 volte, 7 volte, 8 volte su un contenuto mio prima di fidarsi e arrivare a comprare da me. La vecchia regola del marketing che dice che i nostri occhi devono vedere un prodotto, un servizio 6-7 volte prima di farlo amico. Quindi da quella Esatto. 6-7 volte diventiamo, appunto, diamo fiducia a quello che dicevi tu. Appunto. E quindi io vado a creare tutti questi contenuti, tutti questi 7 contenuti diversi per andare a creare questa fiducia, per andare a portare appunto l'utente che gira i social verso la mia azienda, verso il mio prodotto, verso il mio acquisto. Perché? Perché tutte le volte che mi vede un contenuto di valore, mi ha visto una pubblicità, mi ha visto, mi segue e quindi poi pubblico qualcosa di interessante e quindi lo rivede. Poi magari gli mando, si iscrive alla newsletter, gli mando un video. Cioè,
Sono tanti i canali dove io posso entrare in contatto col mio utente. E ormai gli utenti, bene o male, sono presenti un po' ovunque. Quindi dove devo fare la pubblicità? Un po' dipende da qual è il brand. Cioè non è giusto dire ovunque, perché non è sempre la Bravissimo, risposta giusta. Non è bravissimo. sempre la risposta giusta, ma banalizzandolo sicuramente. Spesso è sbagliata, spesso la risposta è Esatto. sbagliata. Devi andare sicuramente in quei posti dove c'è il tuo utente. Il tuo utente sta su TikTok e a te TikTok fa schifo. Chi se ne Amen, frega? pazienza, Fai sì. TikTok, ti tappi il naso, vuoi vendere? Sì. Allora devi andare su TikTok. Vendi t-shirt per 15 anni, devi andare là dove vuoi andare. Assolutamente, ma ci sono tanti che poi, tante persone che comunque, nonostante TikTok non sia il loro mercato, comunque sono lì, sono presenti, fanno dei video, fanno poche view, ma ci sono. Io sono uno Quindi di quelli che diciamo, ancora non c'ha l'account. neanch'io, però non dirlo in giro, però non diciamolo in giro. Tutto Mirko, volevo chiedere se c'era qualcuno da casa, che oggi siamo parecchio numerosi, se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Noi staremo ancora circa un quarto d'ora. C'è ancora qualcuno, c'è qualche domanda? Perché ho una domanda che forse è un po' insidiosa, ma vista la tua esperienza insidiosa non penso proprio. Ma scusami Mirko, ma è vero che LinkedIn, in tema di social selling, è solo un canale B2B? O hai riscontrato anche degli ottimi risultati e performance in termini di B2C? Allora, sicuramente LinkedIn È sulla B2B per parte di... eccellenza, questo non ci piove. Allora, per la mia esperienza, io, dati i costi della piattaforma di LinkedIn, che per fare della lead generation ha dei prezzi molto spesso stellari, o vendi una cosa sul B2C, vendi dei prodotti veramente costosi, e allora puoi permetterti di andare a fare una strategia Magari B2C. fai un ordine da 500.000 euro per dire, che ne Sì, basta uno. diciamo che su LinkedIn il problema è se tu vuoi fare una strategia B2C, business to consumer, il problema è che io non so, Mirko, se quali sono gli interessi di Mirko. Cioè, Mirko ti fa il Milan, l'Inter, la Juve, cioè, non posso targetizzarlo sotto quegli aspetti. E quindi non è una piattaforma corretta, cioè, o meglio. Non riesco a targetizzarlo su quegli interessi, però è ovvio che se il mio utente finale è un imprenditore, è un CFO, è una figura, so che lo trovo lì, è un commercialista ed è un B2C, cioè devo vendere all'utente finale che comunque è un commercialista, lì lo vado a prendere, lo vado comunque a La risposta prendere. pure io è la stessa risposta che dico pure io, è vero, ma detto un B2C, scusami, detto un B2B, ci sia sempre una persona che va a gestire, quindi con i nostri contenuti possiamo fare breccia sul cuore di questa persona che poi magari ci chiederà un preventivo. Esatto, è anche vero che tanto poi tutte queste persone, cioè chi è che non ha Facebook, non ha Instagram, non ha, cioè è difficile che poi una persona non abbia comunque non giri su altri mondi. Poi è ovvio che sai, mi immagino che miliardari non girino sotto queste piattaforme, non girino sotto falsi nomi o non siano lì. Però non utilizzerei LinkedIn per una vera e propria strategia, cioè devo vendere la mia crema, non utilizzerei LinkedIn per andare a vendere la mia crema. Devo vendere magari delle macchine costose. Soprattutto se vai paid, organico ancora, ma paid. Devo andare anche perché comunque LinkedIn, anche sulla parte organica, tende a fare in modo che se tu metti, come sai, un link all'interno del tuo post, tende a tagliargli la reach. Io lo vedo, faccio dei contenuti belli, ci metto un link, poche view. Faccio un contenuto solo. Il tanto criticato link nel primo commento, che qua fammi togliere, mi fa piacere che una persona super mega esperta con una reach clamorosa su LinkedIn come te comunque dica questo, perché ho visto, senza fare nome e cognomi, tra i più blasonati social media manager italiani prendere per i fondelli questa pratica del link nel commento. Allora io dico,
Se tu prendi per i fondelli il link del Allora. primo progetto, vuol dire che non hai una minima conoscenza di come può funzionare un algoritmo. Perché Fanno ovviamente un po', l'algoritmo va sì, fuori. fanno più riccio. Io anch'io quando ogni tanto metto, cioè io ogni tanto o me ne frego e lo butto lì perché tanto Capita faccio il pure a post, me so già ormai, che ti dico avrà, la verità, sì. so già che avrà poca riccia, ma amen, cioè nel mare magnum Sono intenti diversi ogni tanto, ma sì. io più o meno quando spingo bene su LinkedIn riesco ad arrivare a una reach fra il milione e il milione e sei di view al mese dei miei post, quando lavoro bene. Quindi sai, metto lì un articolo così, so già che farà poca view, ma chi se ne frega. È ovvio che se devo fargli fare un po' più di view, vado a metterlo nel primo commento, perché? Perché LinkedIn non si accorge che c'è il link nel primo commento, gli dà meno fastidio e quindi gli dà un po' più di view e quindi un po' più di reach organica al mio post. Quindi quello sicuramente è un modo per andare a far prendere Visto diciamo più. tra le un po' esuliamo da social selling, ma una bella chicca di LinkedIn che sicuramente farà piacere anche alle persone che ci stanno seguendo. Io, tra l'altro, mi sto scrivendo il seguito, no, del libro del mio su LinkedIn. E tra le altre, a maggio del 2022, no, c'è stato un update. Tra le cose più interessanti dell'update è che ti ricordi come fino a poco tempo fa, no, facevamo un post. Come è uscito il post, taggavamo tutti i santi perché l'algoritmo non se ne accorgeva. Sì. Adesso, un po' come succede su Google, che cambia. Questa, ragazzi, fate attenzione perché è diventata una pratica che a LinkedIn dà molto fastidio. Cioè, se volete che qualcuno vi commenti, usate il Trello aziendale e dite, ragazzi, ho fatto un post, andate a commentare. Perché se ve li chiamate, praticamente nei quattro passaggi vi mette su spam e non vi fa aumentare la reach. Vedi, come Sì. le pratiche che fino a pochissimo tempo fa andavano fortissimo, a un certo punto le aziende si rendono conto che invece è spam, perché quello di spam si tratta. Sul Sì. link No, ancora non se ne accorge. sul link ancora non se ne accorge perché uno forse ha detto ma diamo a questi cristiani un modo di condividere in maniera un po' ortodossa qualcosa e quindi Però, mio riuscire a caro fare un amico, quello che dicevo è ovvio, un link è un biglietto di sola andata fuori dal sito, nessuna piattaforma vuole che esci dalla sua. No, e soprattutto se vogliono che esci o paghi e quindi mi fa piacere che tu porti le persone fuori dal mio social, oppure a me servono che le persone rimangano sul social perché più stanno sul social, più fluiscono, più io ho statistiche, più posso dire che ho view, visualizzazioni dei miei post, tempo delle persone, quindi poi più riesco a vendere alta la pubblicità sul mio social network. Quindi diciamo. Mirko, mi fai una panoramica dei social dei quali hai parlato sul libro e mi dici caratteristiche, pro e contro e opportunità? Allora, io sul libro ho parlato principalmente, diciamo, di tre social network che sono LinkedIn, Facebook e Twitter. Però, diciamo, Facebook per me è un po' tutto meta, quindi anche Instagram. Ho lasciato Chiaro. un po' fuori la parte Pinterest, perché in Italia, ahimè, è poco utilizzato, ma vi devo Hai messo qualche assicurare che per mia esperienza, se avete dei brand che si adattano bene a Pinterest zona. perché avete gioielli, moda, diciamo delle attività che sono molto visive e Sai che quindi sono in si cerca di un sposano lettore bene. che mi scriva un libro su Pinterest, Parliamone. eh? Diciamo che se voglio lavorare su Pinterest, devo avere un po' come per Instagram, un brand che è visibile. Io che sono un'azienda informatica, se mi faccio i miei post su Instagram, non mi si fila di pezza nessuno. C'ho Instagram perché ci devo stare, faccio quel post ogni tanto perché ci devo stare, ma ci sono. Ma grande quanto Non una mi casa. serve assolutamente a nulla. Sicuramente LinkedIn mi dà la possibilità di andare a lavorare, come dicevamo, su tutta quella fetta B2B, perché?
Perché LinkedIn, cioè se io voglio lavorare con, andando a targetizzarmi i CFO, è difficile che uno su LinkedIn mi scrive co come lavoro, cosa fai il CFO, o cosa fai cioè il CEO di quella determinata Intendi azienda. sugli altri, su Facebook, sugli altri, no su LinkedIn. Altre piattaforme. LinkedIn mi dà invece quella possibilità di andare a lavorare proprio su quei titoli lavorativi che a me servono. Cioè io voglio lavorare sui CFO solo delle aziende che hanno dai 500 dipendenti in su, che sono solo in Lombardia. Cioè LinkedIn per questa cosa qua, con tutta la parte di email, tutta la parte di advertising è E quindi il spettacolare. Sales Navigator, cosa pensi, Mirko, del Sales Navigator in tema di social selling? Se Navigator io ce l'ho e per me è fondamentale per Vale. andare a targetizzare, cioè diciamo a panettizzare, cioè a pacchettizzare i miei utenti, andare a trovare gli utenti che a me interessano per andarmeli a mettere poi all'interno di qualche mia automation. Quindi sotto questo aspetto qua per me è fondamentale riuscire a lavorare con LinkedIn in questo aspetto. È ovvio che su Facebook io non ho questa possibilità di andare a trovare la persona per il titolo lavorativo, ma no, su Facebook mi dà la possibilità di andare a lavorare per interessi, di andare a lavorare per fasce di età, mi dà la possibilità anche su Facebook di andare a lavorare per zone geografiche, mi dà la possibilità di lavorare sulle persone che vivono a Milano, o mi dà la possibilità di lavorare sulle persone che transitano per Milano. Quindi diciamo che sicuramente Facebook mi dà altri strumenti, mi dà strumenti che LinkedIn non mi dà. E quindi Bisogna saperli usare tutti. posso sicuramente andare a sparare anche in una maniera un po' più larga rispetto a LinkedIn, anche perché i lead da Facebook rispetto a LinkedIn sono sicuramente più bassi, e soprattutto se lavoro in un mondo B2C non vado a lavorare su LinkedIn, vado a lavorare più su Facebook. Vendo le mie creme, vendo le mie matite, vendo i miei libri, vendo qualcosa destinato all'utente finale, tendo ad utilizzare Facebook. Poi è ovvio che se utilizzo Facebook anche molto spesso per il business to consumer. Perché? Perché molto spesso il mio utente sta poco su LinkedIn, ma sta molto di più su Facebook, su Instagram, su Twitter. Quindi è ovvio che io vado a lavorare più su questi social network, ma banalmente perché sono più densamente popolati. Pensate che adesso, ad esempio, YouTube è diventato un motore di ricerca, quindi anche su YouTube vado a lavorare creando dei video e andando a Secondo più pubblicare grande video. motore di ricerca del mondo. Esatto, vado a lavorare anche lì perché YouTube sì, è un motore di ricerca, sì, è una piattaforma di contenuti video, sì, però poi dopo c'è gli shorts e alla fine anche lì le persone ti vedono e riesci a creare il tuo ecosistema social. Non è un vero e proprio social network come Facebook, ma con tutte le modifiche che gli hanno fatto fare ultimamente, col fatto che puoi commentare, col fatto che puoi fare qua, è un social network anche quello. Senso E lato, tecnicamente assolutamente. rimane a mio avviso un motore di ricerca ed è tecnicamente un errore definirlo un social network. Esatto. E è ovvio che poi io utilizzo YouTube perché? Perché magari sono l'azienda che produce creme e quindi su YouTube faccio vedere i video di come fare le creme. Ma poi, come hai detto tu, molto spesso YouTube è un mondo di ricerca. Che ne so, sono un'azienda che produce vernici, creo la mia guida su come pitturare una parete, come fare una ristruttura. E poi è ovvio che all'interno di quel video vado a mettere il mio prodotto dicendo che la parete l'ho intonacata, l'ho ripitturata con questa pittura. Ci abbiamo una domanda, Mirko. Vai.
Una domanda da Vincenza. Buonasera a tutti. Rivolgo la seguente domanda. Quanto conta l'omnicanalità anche nel settore dell'informazione e quindi la vendita di servizi di carattere professionale molto settoriale? Grazie, Vincenza. Dipende da cosa vai a Bella trattare. domanda, eh? Tieni presente che molto spesso quello che io vedo, soprattutto quando andiamo a parlare di siti, di blog, di informazioni, ogni tanto vedo delle persone che perdono il focus dell'utente a cui vogliono parlare. Hanno un bellissimo blog tecnico in cui spiegano qualcosa, ma magari la stanno spiegando a una persona estremamente tecnica. La persona che arriva lì è Mirko che arriva, non ci capisce niente, e se tu gli parli troppo tecnico, questo non capisce, dice va, troppo difficile, prende, vado dall'altra parte, dove mi spiegano la stessa cosa in una maniera molto più semplice. Quanto è Annosa importante questione nel nostro settore, tra l'altro, eh. la multicanalità? Dipende da che cosa tratti. Se sei un avvocato, è importante la multicanalità? Beh, sì, perché? Perché sul blog magari posso creare degli articoli di cui ti parlo di alcune cose, nei video ti posso parlare di altre cose. È ovvio che se faccio l'avvocato dovrò trovare poi un mio modo di andare a portare i miei contenuti all'interno di Instagram. Perché? Perché se vado a prendere il mio video in cui dico ciao ragazzi, oggi parliamo, bla bla, non è un contenuto per Instagram e quindi per quello che molto spesso magari quel contenuto non avrà successo su quel social network. Cioè devo riuscire a parlare alle persone nei vari social con il linguaggio di quel determinato social. Se lavoro così, è ovvio che più sono multicanale, più vado a prendere persone. Banalmente, ho fatto tantissimi video YouTube. Tante persone entrano in contatto con me da YouTube, tante persone entrano in contatto con me da Facebook, tante persone entrano in contatto con me da LinkedIn, tante persone entrano in Anche contatto con me da Pinterest. Se Instagram, a magari me è capitato un prospect da Instagram, non l'avrei mai detto, per dire. anche a me, Instagram poco, ma da Pinterest qualcosa mi entra anche da P, cioè posso non fare Pinterest? Boh, sì, cioè potrei non farlo, posso non essere multicanale, posso non farmi Twitter, magari ho 5.000 persone, l'effort per farmi Twitter è così grande e dico, oh, chi se ne frega, non riesco a seguirmi tutti i canali, perché anche fare anche Twitter è troppa fatica, farmi anche Instagram è troppa fatica. È ovvio che magari a un certo punto Ci vuole un team, altrimenti non ce la fai, non ci arrivi. o c'ho un team, o non ho più una vita, oppure devo riuscire a razionalizzare, Quanti scegliere siete quei. adesso in azienda voi? Siete un bel po' adesso, quanti siete? Da me in azienda siamo poco più di 100. Parliamo di una realtà. Ma con sede solo a Milano o dislocate anche altrove? Abbiamo sede solo a Milano, ma ho clienti sparsi per mezza Italia, alcuni clienti sono internazionali. Alcuni clienti sono, ho un paio di clienti che sono solo esteri. Dipende, ormai grazie al Covid le persone hanno capito che Qualcosa di positivo l'ha portata, sono da vedi pure io dove sono. con una videocamera riesco a essere presente ovunque, quindi non richiedono più la presenza di persone. Quindi fortunatamente questo sono riuscito molti a capirlo e riesco ad aiutarli anche attraverso una videocamera. Qualcuno no? Diciamo Non ci sono. che è un po' questo la parte dell'essere multicanale. Sicuramente essere multicanale è importante a seconda di che cosa fai, ma poi banalmente è una questione di testa. Cioè mettermi, testo, Pinterest funziona? Io voglio essere sempre agnostico. Non lo so, Sempre testiamo e vediamo e capiamo se può essere utile al mio brand. Ci investo dei l'incertezza. soldi, scopro che non va bene, lo taglio. Faccio l'investimento e Mirko, vedo che funziona.
Continua a investirci sempre di più. Quella condizione sine qua non. Mirko ascolta, sempre Vincenza ti dice, si potrebbe adattare, come hai detto prima, la comunicazione in base al canale di comunicazione? Direi di sì. Sì. Io quello che faccio è un po' come quando creo un contenuto, è un po' come il maiale che non butto via niente. È ovvio che quando io ho creato il mio contenuto, io poi lo vado a spostare sui social quello stesso contenuto. Quando vado a spostarlo sui social, cambio la comunicazione. Quando metto il post su LinkedIn, lo scrivo in un modo, lo metto su Facebook, lo scrivo in un altro modo. Su Mi LinkedIn hai magari devo su. anticipato una domanda perché vedo anche guru che hanno tre post uguali, uno per Instagram e uno per Facebook e soprattutto uno per LinkedIn. Se su Facebook e Instagram posso fartela passare, ma su LinkedIn no, c'è il piano di comunicazione. Lì diciamo che molto spesso gli manca forse quel famoso team o quel famoso tempo di mettersi lì a creare dei contenuti ad hoc per le piattaforme, quindi si mettono, e anch'io ogni tanto magari sai sono di corsa, devo fare un contenuto e che faccio piuttosto che non farlo, Ctrl C, Ctrl V, lo butto lì, boh, Quello sì. non farà 50.000 view, ne farà 5.000, però almeno l'ho messo sempre su. Non ci sono altre domande? Io ho terminato con le mie domande, direi che i miei risposte sono molto soddisfatto, Mirko, ma non avevo dubbi, come immagino tutti gli amici che ci stanno seguendo. Alberto, se ci sei, ti chiamo in causa, se hai qualche domanda, vuoi salutare Mirko? Ma volevo, grazie Gaetano, grazie Mirko, volevo beh, inserire il consiglio per gli acquisti alla fine del funnel, e cioè il libro, appunto. No, volevo dire una cosa, Accattatevillo. sono abbastanza, diciamo, anziano per essere poco social e per conoscere poco questo mondo. Mi ha fatto molto piacere sentire questa conversazione perché, come dire, ho avuto la percezione di quante cose sono cambiate in questi anni nel mondo della comunicazione, e però ritrovare dei buoni principi di marketing e di vendita, che sono quelli che ho studiato molti, molti anni fa in gioventù, che fatte tutte le debite differenze, vedo che si applicano ancora a questo nuovo mondo e reggono ancora la vendita, il marketing e la comunicazione. Quindi vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che hanno seguito la regia Alberto, alla direi che questa prossima. versione è più piacevole, no? Più piacevole questa. Poi vediamo i feedback che arrivano. Sembra più piacevole, come una bella chiacchierata senza slide. Sembra. È una chiacchierata vivace, sì. Io volevo rispondere pure, Mirko, mi permetto di rispondere io a Monica che Vai. ci chiede il fatto del link. Semplicemente Monica, il link non va messo dentro il post perché il link è un biglietto di sola andata verso altre piattaforme. Nessuna piattaforma, non solo LinkedIn, vuole che tu esci dalla sua piattaforma. Per questo motivo consigliamo di metterlo nei primi commenti, nel primo commento, anche sul post, puoi scrivere direttamente link nel primo commento. Ok? Penso e spero di averti risposto. Io, Mirko, che dire, illuminante, bravissimo, sempre sul pezzo, grazie, ci sentiamo poi per Grazie. Pinterest, che ci interessa molto. Alberto, grazie, grazie a Paolo e regia, grazie Paolo, e soprattutto grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci vediamo il 13 con un altro super pezzo da 90. Rossella Cenini che ci parlerà di Crow. Ah, bell'argomento. Eh sì, bell'argomento, Bella. bel personaggio. Quindi, grazie di tutto, grazie ancora Mirko, un abbraccio a Ciao a tutti, tutti. ciao. Arrivederci. Ciao, ciao.